Siamo ormai alle porte del Natale e nel Vangelo di questa quarta domenica di Avvento emergono le figure di due donne, Maria ed Elisabetta. Entrambe sono incinte. Una donna è giovane, Maria, l'altra è anziana, Elisabetta. Tutte e due sono state graziate dal Dio Onnipotente che ha toccato il grembo rendendole feconde. E allora vogliamo oggi farci prendere dal mistero che queste due donne soprattutto narrano attraverso dei cantici. Il primo, quello di Maria, perché da questo incontro nasce il Magnificat. L'anima mia magnifica il Signore perché ha guardato l'umiltà della sua serva. Questo cantico indica veramente la grandezza del Signore, che è il Dio dei poveri, il Dio degli umili, degli ultimi, ma il Dio della storia, perché la storia è nelle mani di Dio e Dio è dalla parte dei poveri, dalla parte di coloro che si affidano a Lui. Ma allo stesso tempo c'è un altro cantico, un po' più sommerso, quello di Elisabetta. E oggetto di questo cantico è la madre di Gesù. Le parole di Elisabetta poi hanno composto quella bellissima preghiera che noi recitiamo sicuramente ogni giorno e ogni qualvolta ci rivolgiamo alla Vergine Maria. Noi nell'Ave Maria diciamo: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Queste sono le parole dell'angelo. Poi, benedetta tu fra le donne, e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Ora, benedetta tu fra le donne. Maria è benedetta. La benedizione ha una visibilità nella sua gravidanza. Lei, che voleva essere tutta di Dio, diventa la casa di Dio. Diventa il tabernacolo del Signore. Diventa il tempio del Dio Altissimo. Dio ha detto a Maria la modalità della sua consacrazione e lei ha scelto di dire sì a Dio. Per questo lei è beata. Allora Maria è soprattutto benedetta. Benedetta perché fra tutte le donne del mondo è stata scelta lei per un disegno imperscrutabile del Signore, ma anche per l'umiltà della sua serva. Lei è diventata colei che ha portato nel mondo l'autore della gioia, Cristo Gesù. Ma poi Elisabetta definisce Maria con un appellativo poi carissimo, il più importante, dato alla Vergine Santa, Madre del Signore, cioè Madre di Dio, perché Gesù è il Signore, cioè Dio. Maria è Madre di Dio. Questo poi verrà definito in maniera dogmatica nel Concilio di Efeso nel 431, quando Maria sarà definita la Theotokos, cioè la Madre di Dio. E noi così la invochiamo, Santa Maria, Madre di Dio. Madre di Dio, ma anche Madre nostra, perché nell'umanità di Dio, nell'umanità di Gesù, c'è anche la nostra umanità. Ma poi Maria ha anche un complimento bellissimo, il più bello che ci possa stare nella Bibbia, ma anche sulla terra, e nella terra che siamo noi, cioè la terra della nostra esistenza, non solo la terra dal punto di vista geografico, ma quella terra che è il nostro vissuto interiore. Beata, beata colei che ha creduto nell'adempimento del Signore. Allora Maria è grande, perché è vero che è stato il tabernacolo del Dio Altissimo, ma è grandissima perché lei è la prima credente, colei che si è affidata e fidata e che ha sempre confidato nell'aiuto previdente e provvidente di Dio, perché veramente il Signore è colui che guida la nostra storia. Lei si è fidata sempre di Dio, ma si è fidata anche di suo figlio, quando poi piano piano l'ha portata
nel suo cammino di fede ad arrivare anche alla Pasqua di Gesù, che è stata in un certo senso anche la sua Pasqua, dove lei è stata associata in modo unico al mistero pasquale per eccellenza, di sofferenza, di morte e di risurrezione. Lei è beata perché ha creduto. E allora auguriamoci per questo Natale che anche a noi Gesù possa dire: beato te che hai creduto nell'adempimento delle mie parole. Buon Natale a tutti.